Per quelli che sono anche delle diversità nei confronti della storia originale, abbiamo il fatto che nel romanzo questa ragazza proprio sparisse, svanisse dalla faccia della terra. E invece io ho deciso di modificare di modo che lei semplicemente venisse scordata da tutti, nel senso che lei non venisse più riconosciuta da nessuno. Perché se avessimo mantenuto la storia uguale all'originale, alla fine sarebbe diventata una persona, appunto, un'altra persona che scompare, potremmo quasi dire sarebbe diventata una specie di donna invisibile. Invece no, ho pensato che alla fine, se ci facciamo attenzione, noi abbiamo la possibilità di essere scordati da tante persone, come possono essere anche il fatto di essere dimenticati da un nonno, da una nonna, perché magari a causa della loro demenza senile. Ecco, ci sono tante di queste cose, quindi ho deciso che questa sua sparizione sarebbe accaduta non per metodi fisici, ma semplicemente per il fatto di essere scordata. Sì, va detto che in questo momento in Giappone avanza la cosiddetta società senile, sono sempre maggiori, è sempre maggiore il numero degli anziani, e in questa prospettiva sono spesso loro anche ad avere paura di essere dimenticati dalla gente. Certo, poi va anche detto comunque che i giovani giapponesi al giorno d'oggi hanno dei rapporti che sono molto diradati, nel senso che spesso, come dire, si affida all'amicizia semplicemente al fatto di aver scambiato qualche parola o al fatto di essere amici sugli SNS, sui social network e così via. E invece all'interno della famiglia, magari appunto le persone di una certa età, non c'è più nessuno che vada a loro. Ovviamente la cosa anche che fa più paura è quello di esistere, ma il fatto che la propria esistenza non venga percepita, quindi anche il fatto di non poter più avere nessuno a cui rivolgere la parola. E infatti per questo ci sono anche delle malattie che si sviluppano, che vengono riconosciute a livello psicologico, come la solitudine o anche la paura di morire, e nessuno saprà che si è morto perché non c'è nessuno nel circondario che possa accorgersi del fatto che una persona continua a esistere sulla faccia di questa terra o meno. Ecco, queste paure. E di opposto a tutto questo, invece, ho pensato a quanto ci dà forza l'idea di qualcuno che ci dice mi piaci, ti amo, e ho cercato appunto di riproporre questo concetto all'interno di un'ambientazione di scuola superiore, ed è così che è nata l'opera. Assolutamente sì, siamo sinceri, ditemi se non è successo anche a voi il fatto di avere una persona che amavate moltissimo, che possa essere un ex ragazzo, una ex ragazza, o anche una musica che adoravate, o un qualche luogo al quale eravate particolarmente affezionati, e poi passano gli anni e con gli anni che passano ci si scorda di queste persone, di questi posti, e tutto questo è una specie di tristezza. È da lì che c'è il messaggio di quel professore della scuola che dice: ricordatevi che il momento è adesso. Lui in quel caso si sta riferendo all'adolescenza, nel senso che dice: se voi non fate contare ogni giorno adesso della vostra vita, quando diventerete adulti le cose vi sembreranno avere meno valore, ve le scorderete. Quindi appunto è molto importante costruire adesso per l'adesso. 僕のメッセージで伝えたかったですね。